in collaborazione con Gruppo Kramst, Centro Cinofilo I Pioppi. Bonto. Ambasciatori del gusto. Gruppo Kramst. Anche quest'anno una moltitudine di fedeli e di turisti ha partecipato alla processione della Madonna Assunta, patrona del comune di Orvieto. Il rito, che è iniziato con la messa solenne del vescovo, risale al XIV secolo, quando, per implorare la liberazione da un assedio, si deliberò di portare una statua della Madonna dalla chiesa di Sant'Andrea alla cattedrale. Preceduta dalla rappresentanza delle confraternite, dalla banda comunale, dai fedeli, dal vescovo di Orvieto Monsignor Tuzia e seguita dal sindaco Toni Concina e da alcune autorità, la macchina della Madonna, con una complicata manovra, è uscita dalla collegiata di Sant'Andrea. L'attuale struttura, che sostituisce l'antico e più pesante baldacchino ligneo, viene portata a spalla da una trentina di portatori. La statua viene trasportata per le vie del centro storico sino al Duomo, dove, come ogni anno, ad attenderla c'erano anche quest'anno oltre 1000 persone. Contrariamente a quanto annunciato dai media, non ha sfilato la rappresentanza del corteo storico. Secondo i responsabili dell'associazione Lea Pacini, non è stato possibile organizzare la sfilata perché buona parte dei figuranti e delle dame erano assenti per le ferie estive. Speriamo nel prossimo anno e, augurando a tutti un buon dopo Ferragosto, vi lasciamo con le suggestive immagini del sempre spettacolare ingresso della Madonna Assunta in Duomo.